Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Quinta vittoria esterna del Bari che complica terribilmente il futuro della Reggiana. La squadra granata paga a carissimo prezzo la scarsa incisività in zona gol. Dopo 8 minuti Simutenkov graffia così al Berga. Il Bari, senza Ricci squalificato, perde per infortunio anche il sostituto Amoruso, ben rimpiazzato da Manighetti, e comincia a proporre azioni di rimessa di pregevole fattura. Ci provano nell'ordine Pedone e Tovalieri. La Reggiana continua a tenere comunque banco, al 33esimo sembra fatta, non è così, stacco di Padovano e pallone sulla base del montante. Corner e intuccata innocua di Gregucci da posizione più che favorevole. Bisogna però fare attenzione perché il contropiede barese punge, assist di Guerrero per Tovalieri, Sardini è costretto ad esibirsi in acrobazia. La tifoseria pugliese comincia a crederci. La Reggiana parte a testa bassa anche nella ripresa, il Bari non perde quasi mai lucidità, Simutenkov chiude il triangolo con Padovano, ma puntualmente sparacchia a lato. Si fanno avanti anche i difensori, la girata è di Gregucci, il Bari è sempre in piedi. Tutti convinti dello 0-0, tranne Protti, entrato al posto di Guerrero. Molto bello il suo gioco di prestigio che addormenta Sgarbossa. La conclusione a rete, una formalità risolta con freddezza. Meglio del Bari in trasferta, solo la Juve. La Reggiana ora è davvero in ginocchio. I commenti di Ferrari e Materazzi.